Ciao a tutti ragazzi, QuickSwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online in compagnia del nostro fantastico omino, che è vestito in un modo ancora diverso, cioè ultimamente proprio outfit cangianti, incredibile. Ma comunque oggi siamo qui ritornati sulla nostra poltroncina degli acquisti 2.0 all'interno del nostro ufficio, perché è arrivata una nuova auto che anche questa, come la scorsa diciamo, non è del tutto una nuova auto, ma è una rivisitazione, se vogliamo, poiché stiamo parlando di un'auto che arriva da Bennis ed è la Ubermatch Sentinel Classic, auto che abbiamo modificato ma che ad oggi arriva appunto modificabile da Bennis mettendo le modifiche wide body, un po' come la 10F. Quindi sì, probabilmente sarà una di quelle auto belle pompate di modifiche eccetera eccetera, ma che sarà un po' uno scam tra virgolette. Ma noi ovviamente l'andremo a modificare da Benny. Il prezzo è di $650,000, quindi quanto il suo valore normale. E andiamo a leggere la descrizione del veicolo. La Sentinel Classic era già quella sorta di tela bianca che i fanatici dei rally e del tuning ricevono in dono dal cielo una volta ogni generazione. Come migliorarla ancora? Solo Benny lo sa. Noi sappiamo solo che poi griderai "ma certo!" e "ma che cazzo!" contemporaneamente. Personalizzabile presso Bennis Original Motorwork. Bene signori, andiamo ad acquistarla. Ovviamente ce la facciamo mantare bianca esattamente come in foto al garage dell'officina. Dimmi, ovviamente non c'è spazio nel garage dell'officina. Arena War, allora, a sto punto, che a quanto pare è l'unico punto dove posso mettere auto. Comunque non è possibile. Decido di registrare e mi arriva il sole dritto in fronte. Cioè, una giornata che c'è nuvole, ok? Un raggio di sole non è arrivato, inizio la registrazione, mi entra il sole dritto in faccia. Non è mica normale questa roba qui, cioè voglio dire. Comunque se io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Inoltre iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Vi ricordo che più del 60% di voi guarda i miei video senza iscriversi al canale, quindi rimediate subito. Ma soprattutto vi invito anche a commentare qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate di questa Sentinel Classic, se l'avete già acquistata o robe di questo tipo. Comunque iscrivetevi per davvero, perché stanno per arrivare tanti nuovi contenuti su GT Online, dato che il nuovo DLC è vicinissimo. Quindi per non perdervi tutte le novità, fossi in voi mi iscriverei. Detto ciò, pubblicità. Sei stanco di essere povero su GT Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro, link qua sotto nella descrizione. Ed eccola qui arrivata la nostra Sentinel Classic. Allora, che dire in merito a quest'auto? La conosciamo tutti, l'abbiamo già modificata una volta. Tra l'altro non mi ricordo a quale auto si ispira. Semplicemente ad una vecchia BMW M3. Le prestazioni di quest'auto rimangono le medesime, ovviamente, di quella vecchia, poiché è sempre questa, cioè sempre lo stesso veicolo. Difatti riesce ad avere uno scatto dallo 0 a 100 in 5,13 secondi ed ha una velocità massima di 164 km/h. Non male, in realtà, se non fosse per il fatto che si classifica tra le sportive. Classificandosi tra le sportive, con delle performance del genere sei comunque nei gradini più bassi proprio della classifica. Detto ciò, io direi di salire a bordo e ascoltiamo il sound del mezzuccio, che non è malvagio. Quindi partiamo per Benny e modifichiamo questo veicolo entusiasmante dal signor Benny. Ed eccoci qua giunti dal nostro carissimo Bennis, che ormai lo vediamo praticamente una volta a settimana potenzialmente. Vediamo un attimino che modifiche ci spara e soprattutto che prezzo ci spara per... Va bene, $665,000. Quindi direi che il prezzo dell'auto era $650,000, mi pare, più 665,000, siamo signori senza problemi sul 1.250.000. Solo così, per renderla wide body, nulla di eclatante, insomma. Vabbè, rendiamola wide body, vediamo un attimino. Ok, ci applica già delle estensioni, un alettone, va bene. Allora, freni li mettiamo al massimo. Paraurti, paraurti anteriori, abbiamo ben 16 paraurti. L'abbiamo da corsa colore 2, corsa in carbonio, drifting, drifting 2 carbonio, da attacco 2 carbonio, STD, STD 2 è sicuramente carbonio, esatto, da strada, strada, bababà. Allora, io sinceramente l'avrei voluta fare con uno stile tipo rally, in realtà,
Però a quanto pare non abbiamo dei paraurti proprio incentrati sul rally. Sì, ok, puoi fare qualcosa, tipo mettere un paraurti di questo. Però a sto punto la butto più sul pistaiolo. Ok, il wide body lo buttiamo più sul pistaiolo e direi di mettere il da corsa. Paraurti posteriore invece abbiamo 18 paraurti, addirittura, quindi di più. Abbiamo il colore 2 in carbonio, da attacco, da corsa. Ok, aggiungiamo un estrattorino, da strada, da drifting. Ok, dragster, cattivissimo, mettiamo quello da dragster. Dragster normale, è buona. Motore invece abbiamo coprivalvole. Ok, ce l'abbiamo colore 1, colore 2, lucido, in carbonio, con i teschi e mimetico. Diciamo sempre la solita solfa, mettiamolo in carbonio. Copertura motore invece abbiamo copripulegge 1, 2, lucido, in carbonio, teschi, mimetiche. Ah, pulegge esposte. Dai, non è malvagio. Blu, rosso e viola. Bah, vi devo dire, mettiamolo in carbonio, così facciamo un blocco unico. Dai, riduciamo il preso. Non il peso, ma il preso, giustamente. La barra duomi ce l'abbiamo lucida, in carbonio, lucida media. Che vuol dire media? Ah, che è più grosso. Ok, in titanio. In titanio, triangolata. Vabbè, sempre la solita roba, diciamo. Anche qui metterò la racing leggera. Intercooler abbiamo con doppia ventola, ma non vedo le differenze. Così come qua con spruzzatore GT, signori, io non vedo differenze, perché sono interne probabilmente. Forse poi con la griglia si potrà fare qualcosa. Io nel dubbio metto un bel GT. Filtri dell'aria. Ma perché mi fa vedere da qui? Cioè, è brutto. Le visuali, no, dei veicoli, cara Rockstar, potresti zoomarmeli più, no? Perché io non vedo niente, io non vedo una mazza da qui. Cioè, capisci che... Cioè, devo mettermi angolato in un modo pazzesco. E nel dubbio, vi dirò, vado a mettere questo qui, largo in schiuma. È buono? Non lo so. Regolazione motore, ovviamente, al massimo. Marmite, abbiamo a punta cromata, in titanio, carbonio, alluminio, angolate, angolate cromate, a taglio, taglio titanio, carbonio, squadrate, ok, ovali. Metterei più un'angolata, quindi sì, però non ce l'abbiamo in carbonio, quindi a sto punto metterei l'angolata cromata piuttosto che quella, cioè qua così, possiamo chiamarla in titanio, tra virgolette, meglio cromata. Parafanghi invece ce l'abbiamo colore 2 in carbonio, lasciamola così com'è. Coprifari, attenzione, abbiamo fari extra, abbiamo il nastro adesivo sui fanali, vetro rosso, vetro verde, vetro blu, ovviamente non si vede una mazza, non si vede la differenza, ma va bene. Però il nastro adesivo sui fanali lo metterei così, dai. Griglie invece ce l'abbiamo colore 2, cioè colore 1, scusatemi, STD, da corsa, corsa colore 2, carbonio, divisa, divisa Mark 2, qui proprio già diventa molto più griglia BMW, GT, GT colore 2, GT in carbonio, e abbiamo finito qui. Mettiamo la divisa Mark 2, dai, non ci sta male. Cofani invece abbiamo i ganci cofano, vabbè, abbiamo sempre la solita roba, poi vediamo un attimino. Invece per quanto riguarda i cofani ne abbiamo ben 20, ok, approssimativamente tutti uguali, cambia solo che quella è carbonio, quello di qua, quello di là. No, assolutamente non trasparente. Che vado a mettere, non è che mi piacciono così tanto, forse quello più decente, quello più discreto che andrei a mettere è questo qui, quello con presa d'aria e basta, perché tutto il resto non mi fa impazzire, quindi sì, mettiamo questo. Clacson lasciamo perdere. Interni abbiamo il cruscotto, abbiamo gli interni adattati, ok, pure semiscoperti, vabbè, toglie praticamente sedili dietro, robe eccetera eccetera. Interni da gara minimalisti, ok, ci sta. Floccato interni minimalisti in carbonio e interni scoperti. Vi devo dire, considerando che è un'auto da corsa, in carbonio non lo vado a mettere. Però floccato in minimalisti sì, dai. Portiere invece abbiamo pannello in alluminio, in carbonio, sempre solita roba, credo. Esattamente. Metterei quello leggero in carbonio. Cioè, ok, perfetto. Proprio noi alleggeriamo l'auto a manetta. I sedili, abbiamo sempre i soliti sedili, quindi vado a mettere questi qua, tuning in fibra aramidica. Volanti, anche qui abbiamo sempre la solita roba, approssimativamente,
Esatto, sempre solita storia. Un Rally Clubman, dai, e buonanotte. Colore luce, anche qui, signori, sempre solita storia. Metterei un bel bianco ghiaccio, forse per renderlo bello visibile. Ed è quello che farò. Gabbie di sicurezza al massimo, ovviamente. Luci, fari. In realtà lascerei quelle alogene. Chi se ne frega, perché andrà a mettere quelle all'oxeno? Lasciamo quelle alogene. E lo schema neon, ovviamente, no, perché neon non ne metteremo. Per quanto riguarda le livree, abbiamo la striscia velocità nera, velocità bianca, arrow, non male, arrow bianche, la corsa nere, ok, le corsa bianche, peace washer, redwood, pole position. Questa non è male, non so se è bianca o è proprio così, da intagare. C'è cable, raga room. Ok, strisce Xero, questa qui pure non è male. Dush Gold. Allora, vi dirò, quella che mi piace di più è questa qui per il momento. La Pole Position, che tra l'altro è il locale, quello dei Vice City Pole Position, no? Se non mi sbaglio, quindi ok. Allora, per quanto riguarda le targhe, ovviamente, personalizzata, feritoie. Ah, perché giustamente, da strada colore 2, 1, in carbonio, da corsa. Ok, non mi dispiacciono, divise. Oppure... GT. Allora, metterei sinceramente quelle da corsa. Mettiamole quelle da corsa, che comunque mi ricorda più una roba Lamborghini, non so per quale motivo. Vabbè, verniciatura invece, vediamo un attimino. Adesso scopriamo se è bianca. Ah, no, è bello così, è proprio quello che volevo. Un colore diverso, che però puoi andare ad abbinare con altri colori diversi. Non so se mi spiego. Questa trama dorata, con cosa la vai ad abbinare, capisci? Cioè, ti serve un colore un po'... Tipo anche semplicemente un blu scuro. Non è malvagio, ci sta alla fine. Blu galassia. Andata di blu galassia, vi devo dire. Credo che tra l'altro sia un colore che non abbiamo mai utilizzato. Quindi sì. Con i perlescenti si può fare un giochettino interessante. Magari richiamando anche il colore della livrea, che è questo dorato, tra virgolette, vedi, col giallo. Che è sta roba qua. Dai, ci sta, raga. E comunque è un'auto da corsa. E voi lo sapete che a me le auto da corsa, cioè con le auto da corsa piace tipo esagerare. Quando invece andiamo a creare più un'auto, diciamo, cittadina, tranquilla, ci teniamo un attimino. Comunque il secondario cosa va a modificare? Ah vabbè, forse le pinze. No, le pinze no, però tipo le rifiniture, gli interni, i nastri. Metterei un giallo, se possibile. Una roba quanto più simile alla livrea, appunto. Se no, altrimenti lascio nero e buonanotte. Allora, l'oro non è propriamente uguale all'oro che abbiamo nella livrea, ok? Però si avvicina un minimo. Quindi, andata, mettiamo un bell'oro, ok? Mentre per quanto riguarda il rivestimento... Ah vabbè, solo i tubolari ci sono rimasti praticamente, i sedili e il volante, attenzione. Ma credo di mettere un colore tipo blu galassia dentro, si può mettere? Sì dai, ci sta, ok, blu galassia interno, tettucci. Abbiamo l'antennino per comunicare, le pinne, pinne colore 2 in carbonio. Con i fari incredibili, però bloccati, tappati, quindi non servono a nulla. Deflettore e portapacchi. Signori, metterei l'antennino, dai, classico. Minigonne invece ce l'abbiamo da strada colore 2, da strada in carbonio, GT, GT colore 2. GT in carbonio non è male, molto bello, da corsa pure. Di sicuro dovrò metterla in carbonio. Mettiamo la GT in carbonio, tra l'altro guardate che uno sponsor lì viene nascosto, bene. L'importante è che abbia pagato, strisce parasole. Oddio, ci scrivono pole position, signori. Ma ci sta perché va a coprire un minimo l'impottitura interna, che è bruttina da vedere. Dai, mettiamola. Spoiler. Ci abbiamo il colore 2 in carbonio, il ducktail, il piccolo da strada, un larettone esagerato, qui GT, da drifting, da corsa, già si alza un bel po', e da attacco. Sinceramente parlando, mi fanno tutti abbastanza andare al bagno in malo modo, quindi direi di lasciare un no, che comunque c'è, quindi quello standard. Sospensioni la abbassiamo al massimo, quindi da strada. Trasmissioni al massimo, turbo va messo. Ruote, ruote, signori, qua loro mettono delle ruote abbastanza classiche, se vogliamo, ok? Però io vorrei spingere. Superstrada, colorate di nero, come stanno? Male. Queste qui, le 5 alto, beh, molto meglio, dai, 5 alto, ad esempio pneumatici. Attenzione,
Atomic, Fucaro, qualche sponsorino in più, non fa mai male. Peccato che non si abbina per nulla ai colori che abbiamo sull'auto, ma un Fucaro io lo metterei, con antiproiettile sì, e il fumo nero. Finestrini, guarda, leggermente oscurati, giusto per dare quell'effetto fumé. Signori, abbiamo finito le modifiche dell'auto. Vi devo dire, non è poi così malvagia, cioè ci sta. Portiamola fuori e andiamo a provarla. Ed eccola qui la nostra magnifica Sentinel Classic, bella che è modificata. Allora, che dirvi, a me piace, cioè nel senso è un po' particolare, molto particolare, anche il colore con sto giallo abbastanza presente, se vogliamo, sulla carrozzeria. Però ci sta, mi piace come siano venuti gli interni, tutto sommato. Anche il cerchio non è malvagio. Forse il paraurti anteriore avrei scelto qualcos'altro, guardandola così adesso, ma va benissimo così. Beh, parlando di performance, ovviamente lei rimane uguale e identica ad una Sentinel Classic modificata semplicemente dallo Santos Custom. Quindi ha uno scatto dallo 0 a 100 in 4,41 secondi ed ha una velocità massima di 177 km orari. Siamo sempre lì, non il massimo, considerando che appunto per farla diventare wide body spendete una caterba di soldi, ma come sempre le auto wide body non acquisiscono delle migliorie a livello di performance, ma solamente estetiche. Un po' una mezza stronzata questa qui. Non capisco perché Rockstar faccia questa cosa qui. Quindi diciamo che, beh, allora saliamo a bordo e ascoltiamo il sound una volta modificata. Mi aspetto tanto. Sotto il punto di vista sound direi che ci siamo. 3, 2, 1, si parte. Ovviamente è una trazione posteriore. Allora, vi devo dire, il fatto è questo. Come vi dicevo, la macchina è una buona auto, già di base, ok? Cioè, la Sentinel Classic, a mio avviso, come auto, è sempre stata buona, mi è sempre piaciuta. Tra l'altro, forse, se non ricordo male, all'epoca gli avevo dato dei buoni giudizi, addirittura tipo chiamandola forse l'auto migliore per driftare. Potenzialmente anche questa sarà l'auto migliore per driftare, ma wide body, perché alla fine, signori, a livello di performance, a livello di dinamicità, non cambia una mazza. L'auto è la medesima, ha la stessa tenuta, ha la stessa accelerazione, ha lo stesso controllo, ha la stessa frenata. Quindi sì, l'auto è in tutto e per tutto uguale alla sua variante non wide body. Ecco, cioè rimane una buona auto, ma che si va a sovrapprezzare per delle modifiche estetiche in più. Cioè, alla fine guardate, il controllo, appunto, come vi dicevo, è buono, è ottimo, anzi. L'auto è super reattiva, ingrana subito quello che voi volete fare. Qui ovviamente mi sono schiantato, ma vabbè. Però sì, questa è l'auto in buona sostanza. Una buona auto, una signora auto. Una cosa buona è che la sua velocità massima la raggiunge veramente, ma veramente subito. Cioè ci mette poco. Comunque, test della frenata in 3, 2, 1, go! Rifacciamolo. E rieccoci qui nuovamente alla velocità massima. Quindi test della frenata in 3, 2, 1, go! Ok, ci sta, dai. Non è il massimo, ma comunque ci sta. Quello che adesso andrei a fare è il test della curva ad alta velocità, che io non è che ricordo come andasse quest'auto, eh. E comunque, se per la 10F c'era una leggera modifica, almeno all'assetto del veicolo, tra wide body e non, qui non c'è manco questa, quindi probabilmente andranno ugual modo. Adesso io non ricordo se quella mi era piaciuta sotto questo punto di vista, ma... oh! Ce l'ho fatto senza volerlo, ma signori, vediamo un po'. Però, vi devo dire, gas mollato, perde un po' sul posteriore, ma poi la ripighi subito. Qui con gas aperto, la pighi stretta ed esce... sì, cioè, nel senso, per l'auto che è, comunque, va. Voglio dire, non è mica male. Boh, per quanto mi riguarda, test della curva ad alta velocità... passato, fa meglio rispetto alle altre, cose così vogliamo dire. E adesso test del drift. Se non ricordo male l'avevo chiamata la migliore auto per driftare, quindi credo che mi soddisferà abbastanza. Allora, vi devo dire che non è malvagia assolutamente. Sicuramente bisogna prenderci molto, ma molto la mano, perché è bella aggressiva.
Dai. Signori, io direi di saltare a conclusioni. L'auto è una buona auto? Sì, è una buona auto. È anche una bella auto, tutto sommato. Ha delle belle modifiche? Assolutamente sì. Adesso io non so quali siano le modifiche esclusive della wide body, perché appunto modificai la Sentinel Classic tanto tempo fa, davvero. Però comunque ha la pecca di rimanere praticamente uguale e identica in tutto e per tutto alla sua variante normale Sentinel Classic, ok? Quindi ha senso andare a spendere potenzialmente $600,000 in più per modificare la wide body? Assolutamente no. A meno che appunto già non avete quella normale acquistata tanto tempo fa e volete semplicemente avere un'auto uguale ma un po' diversa. Allora a quel punto sì, ha senso, se no altrimenti pigliatevi una Sentinel Classic e la modificate normalmente dallo Santos Custom, risparmiando almeno $600,000. Quindi ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Io spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questo grande ma piccolo bolide. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Se avete voglia seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella raga!